Oh, come state? Vi trovo bene. Sembra tutto a posto, vero? E in effetti lo è. Ma tra poco ci troveremo tutti assieme alle pendici del Vesuvio. E allora la situazione non sembrerà più tanto tranquilla. Perché ci andremo proprio un attimo prima del disastro, l'eruzione che ha distrutto Pompei. Ma noi saremo un pochino più in là, in una cittadina di villeggiatura chiamata Ercolano. Saremo al sicuro? No, per niente. Purtroppo il carattere espansivo e focoso del Vesuvio, che ha interessato diverse altre località, riuscirà a raggiungerci anche lì. Non è vero, Giano? Le attività vulcaniche si esprimono in modalità diverse. Alcuni vulcani si lasciano andare a lente fuoriuscite di magma, come nel caso dell'Etna in Sicilia. Altri eruttano in maniera molto violenta, altri ancora esplodono, come il Vesuvio nel 79 d.C. I vulcani non sono tutti uguali, ce ne sono di attivi e di dormienti, ma noi sappiamo destreggiarci. Il codice del boss ci aiuta a interpretarne il comportamento. Se esce fumo, male. Se non dà segni, meglio, forse. Se risplende al buio, è acceso, malissimo. Se sussulta, tragedia. Bisogna scappare. Nel caso del Vesuvio, molto in fretta. Purtroppo la posizione di Ercolano l'ha esposta all'azione distruttiva della sua colata piroplastica, che ha la lava. Colata piroplastica che ha come pietrificato la città, permettendo che tale testimonianza straordinaria sulla vita del mondo antico arrivasse fino a noi. Testimonianza che ha resistito al passare del tempo, all'effetto del clima e del percolare di acqua meteorica in ogni zona. L'acqua che, scusa? La pioggia. Ah, va bene, bene. L'effetto della colata piroplastica cristallizza un'intera città, consegnandoci 2000 anni dopo una storia straordinaria, tutta da scoprire. Di fronte al Golfo di Napoli si nasconde una meraviglia perduta dell'antichità. Ercolano, una città romana sorta all'ombra del Monte Vesuvio. Nel 79 d.C. il grande vulcano si sveglia, annienta questa città e la vicina Pompei. Ma se oggi Pompei è famosa in tutto il mondo, Ercolano è quasi sconosciuta. Eppure, sotto queste strade moderne, ci attende un mondo dimenticato. Sepolta sotto oltre 20 metri di materiale vulcanico, c'è un'intera città congelata nel tempo, per quasi 2000 anni, con tutti i suoi segreti. Le strade si incrociano tra gli edifici, con ai lati ciò che resta di antichi negozi, locali e abitazioni. Ma all'epoca queste strade erano colorate e affollate. La città era abitata da oltre 4.000 persone. E appena a 6 chilometri di distanza, ecco un sonnolento vulcano, il Vesuvio. Oggi nuove scoperte potrebbero darci altre informazioni su quella terrificante eruzione? La città si estende su un'area grande quanto 30 campi da calcio, di cui tre quarti sono ancora sepolti. Andrew Wallace Edrill è il direttore dell'Herculaneum Conservation Project e ha studiato le ultime ore di questa straordinaria città. Ercolano è stata distrutta nella stessa eruzione di Pompei, ma a differenza di Pompei, qui il livello di preservazione è veramente eccezionale. Ercolano è come una capsula del tempo, bloccata in un istante, con indizi sepolti che oggi possono dirci esattamente che cosa è successo al momento dell'eruzione. Guardate l'altezza di questa residenza. Qui ci sono più piani. A Pompei le case a più piani sono andate quasi tutte distrutte. E ora guardate questi pannelli in legno intarsiato. Stiamo parlando di un livello di conservazione davvero straordinario. Qui non parliamo solo di edifici rimasti congelati nel tempo, ma anche di migliaia di oggetti che gli archeologi hanno rinvenuto al loro interno. Un aspetto eccezionale è che abbiamo rinvenuto numerosi mobili in legno.
Qui abbiamo un letto, una magnifica cassettiera e una cosa commovente, una culla. E il bambino era ancora qui quando è stata rinvenuta. E gli archeologi hanno trovato anche resti di cibo. Questi sono fichi per cui all'epoca Ercolano era famosa. Viene quasi voglia di assaggiarli. E qui, nella sua bellezza, una forma di pane. Sembra appena uscita dal forno e pronta per essere portata a tavola. Ercolano è stata scoperta per caso nel XVIII secolo, quando un agricoltore, scavando un pozzo, ha trovato un muro. E oggi squadre di archeologi sono ancora al lavoro in una città sepolta da milioni di tonnellate di materiale. Dagli scavi è emersa questa gigantesca villa.